Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi siamo tornati qui per una reaction come speciale invernale. Oggi faremo una reaction su richiesta. La persona che me l'ha richiesta ha detto di non voler essere nominata. Ha detto di non voler, di non voler essere nominata. E perciò, dato che sono uno che. Dato che io sono un ragazzo di parola, vabbè, si direbbe un uomo di parola, ma vabbè. Non lo nominerò. In ogni caso, in questo video faremo la reaction alla canzone Queste Halloween di Nightmare Before Christmas, come su richiesta. Direi che possiamo iniziare. Ok, già si parte. Ah, sì, qua il famoso cerchio nel grano. È stato molto tempo fa, più di quanto ora sembra, in un posto che forse nei sogni si rimembra. Sì, ma che cos'è questo? Sembra tipo un aspetta, com'è che si chiama? Era un nemico di Super Mario che adesso non mi ricordo. Vabbè, poi me lo direte nei commenti. La storia che voi udire potrete si svolse nel mondo. Ok, questo invece è un tacchino che ha messo su un po' di punch. Feste più liete. Vi sarete chiesti magari. Questo è un albero di Natale, naturalmente, come la tradizione, visto che appunto anche se oggi è il 21 dicembre, siamo comunque in periodo. Dove nascono le feste? Se così non è. E ovviamente questa è la classica zucca. Direi che cominciare dovreste. Halloween Town. Mistica, che originalità, eh. Cioè, da quando le ombre si posano sulle lapidi? Quello è il classico castello che si vede anche... Questo è il classico castello spettrale. Mi sembra che si vede anche in forse è la stessa casa di Monster House. Sì, però perché dite fuggi da. Allora, perché dite fuggi da qui se ci stiamo già addentrando? O meglio, se il film si concentra su tutto su questo. Sono quello che sotto il letto langue, ho mille denti e occhi rossi più del sangue. Sì, va bene, però perché devi sembrare, che ne so... Aspetta, così. Però perché devi sembrare... Che ne so, Drago Nero Occhi Rossi. Occhi rossi più del sangue. Sotto le scale io spappolo i cervelli, dita come serpi e ragni fra i capelli. Questo mi sembra che sia un misto tra l'animaletto di Botius e... Allora, questo è un misto tra l'animaletto di Botius, Dino, di Flintstone, e Ferdinando di Tom e Jerry. Queste invece sono le classiche pagine del libro che si spogliano da sole, con la citazione Harry Potter.
Ma cioè, allora, questo posso capire, posso capirlo perché è una bara, però non pensavo che anche gli orologi da soffitto potessero essere delle bare. Questo chi è, Mr. Mix? Questo è il sindaco col corpo che si gira. Ah, mi raccomando, non andate mai non andate mai in strada quando c'è questo gatto. Sì, ma aspetta. Questo sembrerebbe un questo sembrerebbe Octodad col camice da scienziato. Ma anche no. Sì, va bene, ma queste sembrano streghe scheletriche. Sono fatte proprio con cioè, sono fatte a tema Wallace e Gromit. Il clown. Questo non è un clown, questo è tipo mangiafuoco. Questo è tipo mangiafuoco, però in stile pauroso. Appunto, bravo, sparisci. Questa invece è la sposa cadavere. Io sono l'ombra che di notte va, semino il panico in città. Cioè, beh, cioè, allora, non pensavo che il fa... Non pensavo che il fa... il marshmallow gigante di Ghostbuster potesse trasformarsi in pipistrello. Cioè, se arriva veramente una ghigliottina per poter spaccare una zucca a metà. O meglio, per poter spaccare una zucca e basta. Sì, ma questi non lo so, sono non lo so, sono tipo boh, non lo so, non lo so. Tra l'altro questo assomiglia al nemico di Resident Evil. Così nel paese di Halloween la città è fantastica, ricca di sorprese si rivelerà. E invece lo dice lei, signor sindaco. A luogo. Me lo ricordavo diverso il cavaliere senza testa. Come fa? C'è altro, aspetta. Come fanno ad avere paura? Sì, la torcia umana. Non pensavo che l'acqua verde... Ma ti ricordi l'acqua verde? Che con la citazione riceve tutto. Ah sì, questo è il classico protagonista. Uno scheletro emo, insomma. Sì, abbiamo il pubblico che balla. Adesso accendete gli accendini.
Bene ragazzi, io direi che per questa reaction può essere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!